Sono 150 i comuni costieri italiani che quest'anno beneficeranno dei fondi destinati dal Viminale al progetto nazionale Spiagge Sicure. 9 sono del Salernitano. A farla parte da Leone è stata la costiera cilentana, che si è vista finanziare 6 località: Agropoli, Castellabate, Pollica, Casalvelino, San Giovanni a Piro e Vibonati. Le altre 3, Praiano, Vietri sul Mare e Minori. Ciascun comune riceverà 32.000 euro. Una boccata d'ossigeno per gli enti locali, alle prese con le spese da affrontare per rendere gli arenili no Covid. Rispetto allo scorso anno potranno essere utilizzati non solo per la lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale, ma anche per i controlli sulle misure di distanziamento sociale e per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Un bel riconoscimento, afferma il sindaco di Vibonati Franco Brusco, che ci permetterà di assumere nuovo personale per la vigilanza sul litorale. Una notizia, aggiunge il consigliere delegato al Demanio Manuel Borrelli, che aspettavamo in questo momento in cui stiamo lavorando per regolamentare le modalità di accesso alle spiagge libere e per garantire la sicurezza dei fruitori in questa fase di emergenza epidemiologica. Mai come in questo momento, afferma il sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, serve liquidità e i 32.000 euro assegnatici dal Ministero sono davvero preziosi. Li utilizzeremo per il piano di vigilanza che avevamo già avviato con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per tenere sotto controllo le spiagge delle aree marine protette. Speriamo che il governo riesca a reperire altre risorse per i comuni costieri campani, sottolinea il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, del direttivo regionale ANCI. Come associazione dei comuni italiani abbiamo calcolato che per garantire un'adeguata vigilanza sui 50 km di litorale campano fruibile dai bagnanti ci vorrebbero almeno 5 milioni di euro. Per questo confidiamo in ulteriori fondi necessari per potenziare durante la stagione estiva la Polizia Municipale. Le risorse del progetto Spiagge Sicure vengono assegnate a turno ai comuni costieri che non sono capoluogo di provincia ed hanno una popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Ora i 9 comuni salernitani che hanno ricevuto i fondi devono presentare un piano di sicurezza in prefettura. Si otterrà il via libera, potrà essere attuato dal 1 luglio al 30 settembre. L'istruttoria dovrà essere ultimata entro il prossimo 20 giugno.